Buongiorno a tutti quanti, allora rieccomi di giornata con un nuovo video. Dato che appunto siamo in procinto di Natale, è sembrato giusto registrare questo video. Praticamente qualche giorno fa mi avete chiesto su Instagram un pochettino su come io ho realizzato quest'anno il calendario dell'avvento di Marco. Sono qui appunto per condividere circa 10 idee per realizzare appunto il calendario dell'avvento. Sono davvero adatte per tutti in realtà, nel senso che sia, non so, la vostra mamma, la vostra nonna, i vostri figli, insomma non è che per forza deve essere una cosa che voi fate per il fidanzato o la fidanzata. 2 anni fa avevo realizzato questo calendario dell'avvento con tutto il materiale praticamente preso da Tiger, a parte il quadro che l'avevo preso dal Bricco. Era appunto questo quadretto con su le bustine di carta e i cioccolatini. Il quadro poi noi l'abbiamo riutilizzato per appunto mettere tutte le foto fatte con la Polaroid, scusatemi. Questo quadretto che era super carino, insomma lui ogni giorno andava lì e apriva i cioccolatini, ecco. I cioccolatini già vi dico che anche quest'anno li ho riproposti e io li prendo sempre nell'outlet del dolce. La seconda idea è quella dell'anno scorso, che ovviamente posso condividerla, appunto questa scatola con dentro appunto sempre i cioccolatini incartati con delle decorazioni natalizie dentro. Insomma, mettevo dentro ogni pacchettino un post-it con su degli indizi per il regalo effettivamente di Natale. Ovviamente dentro il calendario dell'avvento ci metto anche il regalo di Natale, perché comunque sia tendenzialmente Marco a Natale è sempre sceso giù dalla sua famiglia, quindi lui supportava tutto, insomma. Comunque sia, il regalo di per sé, quello lì di Natale, era un viaggio che noi abbiamo fatto proprio la settimana in cui è scoppiato il coronavirus, ed era a fine febbraio, e siamo andati appunto in questo appartamentino in provincia di Belluno, se non mi sbaglio, perché era Venas di Cadore, super carino, era questo appartamento in montagna, bellissimo, ve lo giuro, era stupendo quel posto, con l'idromassaggio e la sauna, mentre noi ovviamente eravamo lì rinchiusi, fuori dalla nostra bolla scoppiava il casino del Covid. Quest'anno invece vi dico un po' l'idea che ho fatto, insomma, perché magari può essere comunque utile. Ho sempre riproposto lo stesso, la scatola, dove comunque lui va a pescare i pacchettini. In alcuni ho messo esclusivamente dei cioccolatini, in altri giorni invece con delle date un po' più speciali, ma anche no in realtà, perché le ho fatte un po' per spargere un po' questi pacchettini dove dentro ci sono dei mini regalini. Avevo questa idea già da gennaio di quest'anno del 2020 e tu direi, ma questa è matta? Sì, nel senso che ovviamente io durante l'anno ho raccolto il materiale e poi mi sono ritrovata appunto dopo la laurea a realizzare questa cosa. Idea numero 4, voi la vedete qua dietro, ve la farò vedere poi nei vlogmas. Idea numero 3, allora questo calendario io l'ho preso super scontato tra l'altro, e ho visto che su Amazon è out of stock, ed è questo calendario qua che voi vedete indietro, ed è un calendario dell'avvento della Lipton, in cui praticamente ogni giorno voi vi bevete un tè diverso. In realtà a me piace appunto realizzare i calendari dell'avvento, però però in realtà nessuno crea mai un calendario dell'avvento per me. Mia mamma ogni anno mi propone dei calendari dell'avvento bruttissimi, con del cioccolato che io non mangio nemmeno, e poi alla fine se li mangia mio padre. Ho detto, quest'anno me lo prendo io, per me, e mi sono presa questo calendario qua. L'idea numero 5 è in realtà una specie di spoiler, perché in realtà questa era un'idea che io volevo fare, insomma. Comunque sia, anche questo, tutto il materiale tra Tiger, il bricolage, cioè i negozi, scusatemi, non il bricolage, il Brico Center, ci sono anche appunto tutti i negozi cinesi dove comunque potete andare a reperire tutto il materiale. Intanto l'unica cosa è proprio l'avere il tempo per assemblare un quadretto appunto con tutte le scatoline attaccate. L'idea numero 6 l'ho trovata girando su Amazon, e appunto ovviamente ve lo lascio sempre qua in post produzione. Ho trovato appunto delle idee super carine su Amazon che secondo me non costano neanche tantissimo, e ovviamente anche lì potete poi spaziare con la vostra fantasia e vedere effettivamente dove mettere questi pacchettini. Però anche questa idea dei pacchettini di carta è carina, soprattutto per mettere dentro i cioccolatini o anche un pensierino, qualsiasi cosa, una foto. Un'altra idea trovata su Amazon, e questa è la numero 7, eccola qua,
secondo me è stupenda, soprattutto se magari vivete insieme o comunque magari avete anche dei bambini. È carino, cioè, quando fate l'albero, insomma, appendete anche queste bustine in cui i bambini ogni giorno devono andare a curiosare e vedere le varie, cioè, i vari giorni. O anche banalmente il vostro fidanzato, la vostra fidanzata, non lo so, insomma, anche da fare così. Questa idea è bellissima, proprio con le scatoline di carta, perché voi potete comporla come vi pare piace. Io penso che questa cosa potrebbe piacere ai bambini un sacco. Ovviamente la composizione sta a voi, potete farla a forma di libro, a forma di casetta, a forma di albero di Natale. Potete anche attaccare queste scatoline dentro un quadretto, così almeno lo appendete e poi potete sfruttare di nuovo il quadro. Anche questo l'ho trovata appunto su Amazon e penso sia una cosa bellissima. Un'altra idea che ci tenevo insomma, a condividere con voi è l'idea appunto del calendario dell'avvento a mo' di libro. Io in realtà la conoscevo già da un sacco di tempo, però conosco appunto una mia amica, una mia compagna di corso che l'ha fatta per il fidanzato. A parte che ci ha messo un sacco, quindi nel senso dovete avere del tempo e mi rendo anche conto che quando vedrete questo video qui purtroppo sarà già dicembre, ok? Però non vuol dire niente, voi potete anche, cioè, non per forza dare tutto il 1° di dicembre. Però ovviamente questa è un'idea super carina. Il materiale anche lo trovate su Amazon, ve l'ho anche condiviso un po'. Però l'idea del libro, secondo me, è spaziale. Poi è una cosa che magari potete anche conservare, ovviamente. Io in realtà sono più per le cose pratiche. Idee che avevo realizzato io negli anni passati. Sì, ok, spendevo 2 ore per realizzarlo, ma non giorni, ecco, assolutamente. Anche perché in realtà a me piacerebbe tantissimo. Perché io amo il bricolage, amo tutto questo mondo fai da te, ma purtroppo il tempo è sempre quello. Ultimi consigli che volevo dirvi un pochettino, che in realtà non è appunto l'idea per un calendario dell'avvento, ma è proprio il che cosa metterci dentro, perché in realtà voi mi avete appunto anche scritto questa cosa qui privatamente. Ma che cosa ci hai messo tu dentro? Mi dai qualche idea? Fortunatamente ho il fidanzato che adora le cose per la casa, che adora anche tipo le candele, lui ha anche un profumatore a casa. Insomma, tutte queste cose qua un po' per la casa. Quindi in realtà diciamo che fare un regalo al mio amoroso, io so che lui, a parte che io so che lui apprezzerebbe qualsiasi cosa, però diciamo che a lui piacciono un po' le cose particolari, ok? Che però siano utili soprattutto per la casa. Sicuramente come primo campo proprio le cose per la casa, cioè ci sono tantissimi negozi, ma anche banalmente su Amazon dove voi potete andare a cercare, no, dei copritappi per il vino particolari, non so, anche dei bicchierini o dei set di bicchierini particolari. Secondo me Casanova oppure l'outlet del Casalingo a Milano, in Corso Buenos Aires, in realtà Casanova l'ho trovato ovunque, ma l'outlet del Casalingo è in zona Loreto, appunto in Corso Buenos Aires, favoloso, cioè io molte cose appunto le ho comprate lì. Un'altra cosa che secondo me è super carina da fare, ovviamente dipende dal tipo di lavoro oppure se magari la persona a cui fate questo regalo sta ancora studiando, sapete che appunto tendenzialmente non tutti hanno la possibilità di pranzare a casa o cenare a casa, quindi io parlo soprattutto per gli infermieri. Per chi magari fa un lavoro comunque ancora sta studiando e tende a mangiare fuori e si deve portare il pranzo al sacco tendenzialmente o la cena, io parlo in generale anche per gli infermieri che comunque sia, io per esempio tutte le volte che facevo tirocinio ma anche in un futuro lavorativo mi immagino io che porto sempre la schiscetta. Una cosa secondo me super carina da regalare è o la borsa direttamente e anche tutte le schiscette, tutte quelle incastrate, insomma, e le posate in bambù. A me le posate in bambù piacciono tantissimo e secondo me sono veramente un regalo, a parte che eco-friendly e tutto quanto, e poi comunque sia, non lo so, penso che siano utili e sicuramente potreste fare un figurone. Un'altra cosa che però so che magari può essere un regalo molto così scontato della serie non so che cosa regalarti, allora ti regalo questo, lo apprezzerei un regalo del genere, ovvero dei buoni. Dei buoni sul, che ne so, in un negozio preferito in particolare della persona a cui è andata a fare un regalo, quindi magari potete metterlo come ultimo regalo dentro il calendario dell'avvento, il buono. A me viene in mente il buono principalmente di Amazon, forse perché sono una cliente Amazon accanita, però in realtà non sottovalutate i buoni perché tante volte quando magari siete indecise se fare un determinato regalo piuttosto che un altro, allora a questo punto lasciate
lasciate scegliere la persona. Io farei così, cioè andrei ad indagare e poi lascerei il buono alla persona per poter dire ok, adesso, dato che io ti avevo chiesto questo, io ti ho preso il buono, scegli tu che cosa ti vuoi prendere. Allora, io spero davvero tantissimo di avervi potuto, insomma, dare qualche idea, qualche spunto, comunque anche solo l'ispirazione per realizzare dei calendari dell'avvento fai da te. Io penso sempre che non sia la quantità che conti, ma il pensiero, ok? Nel senso che tante ragazze mi hanno scritto, però io ho un budget ristretto, che cosa regalo? Potete anche mettere un cioccolatino che, credetemi, cioè sono quelle cose, una caramellina, non è che per forza dovete mettere dentro chissà che cosa. Io penso che conti tantissimo il pensiero, e quindi una cosa fatta da voi, ok? Creata da voi, penso che possa essere apprezzata in base ovviamente alle proprie disponibilità. Un altro sito, per esempio, per scaricare le foto, per farvi stampare le foto, che non costa neanche tanto, è il sito di Photosy. Niente, quindi basta, ho parlato fin troppo, io spero tanto di essere stata utile, mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, mi fa piacere essere un po' più presente in generale sul canale perché l'avevo un po' abbandonato, quindi fare dei video anche un po' più strutturati anche in vista di Natale penso possa essere molto utile. Io vi mando un bacione gigantissimo, se vi fa piacere seguitemi dentro la mia pagina di Instagram, che lì sono sempre super aggiornata e in realtà abbiamo appunto un'interazione un po' più diretta, ecco, rispetto ai video, nonostante a me come piattaforma piace e comunque rimane YouTube tra i miei preferiti in assoluto, e su Instagram possiamo avere una comunicazione più diretta, ecco. Niente, ci vediamo in un prossimo video. Cheers!